Siamo tornati in diretta dopo una piccola pausa. Abbiamo ascoltato il buon Andrea Romani, preparatore fisico, l'abbiamo detto, insomma anche eSports oltre che a livello calcistico. Abbiamo giocato a FIFA, ci siamo un po' bullizzati con Martina. Però a questo punto c'è la seconda parte di spessore, di livello, con il secondo ospite di questa puntata. È un ospite al femminile, è un ospite che avrà tanto da raccontarci, sfondo calcistico, ma non solo. È un ospite che a questo punto, essendo femminile, lascio presentare a Martina. Certo, è Raffaella Manieri, ex calciatrice di Milan, Torino, Sassari, dove ha vinto 5 scudetti, che conta anche 65 presenze con la maglia azzurra. Raffaella Manieri, buonasera, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato l'invito. Raffaella, come stai innanzitutto? Bene, benissimo, benissimo. Mi sto godendo questi giorni di lockdown. Questi pochi giorni, no? Perché insomma è una situazione... Questo anno di lockdown. Esattamente, ma lo ricordiamo, andrà tutto bene. E esatto. Comunque sia, prima domanda bruciapelo, ex calciatrice, tu hai vinto tanto in carriera, hai giocato anche fuori dall'Italia, perché hai vestito la maglia del Bayern Monaco. Volevo chiederti, qual è la principale differenza che hai notato tra Italia ed estero, proprio a livello di importanza, no, che si dà al calcio femminile? Perché è un tema che in Italia si tocca spesso. Penso che non è, sembra banale, ma non lo è proprio essere entrata in un ambiente professionistico. Quindi là era uno sport in cui le ragazze calciatrici erano visibili e considerate come i ragazzi del Bayern maschile. L'unica differenza, ovvio, era sicuramente sul discorso economico, però noi avevamo, certo, la possibilità di usufruire di tutte le strutture, dello staff, della mensa, di qualsiasi cosa, del pullman, quindi condividavamo gli spazi. Poi ovvio, una squadra femminile prima squadra con una squadra maschile prima squadra hanno bisogno di propri spazi, quindi una volta trovati poi il resto si condivideva in base anche alle necessità. Ma una curiosità, perché tu chiaramente hai fatto il doppio passaggio, no? Sei passata dall'Italia all'estero e quindi lì, se vogliamo, sotto questo punto di vista hai fatto un pochino un upgrade in quanto a strutture, importanza e tutto il resto. Poi sei tornata in Italia perché sei venuta a giocare alla Milan, dove poi hai concluso la tua carriera. Lì, sensazione iniziale? C'è stato un momento in cui hai pensato, chi me l'ha fatto fare? Sì, no, ho sofferto. Allora, io sono stata 3 anni in Germania, quindi logicamente, mentalmente, ma soprattutto anche fisicamente, ovviamente ho vissuto 3 anni di overtraining, quindi era massima l'attività che noi facciamo, che l'atleta agonista fa a quei livelli, quindi c'hai uno stress, un overstress anche, quindi psicofisico. E quando sono tornata in Italia, dalla parte del professionismo ho sofferto tantissimo, io ho fatto fatica ad accettare la realtà dove sono tornata e infatti ho avuto qualche problema proprio perché io comunque dopo 3 anni avevo anche quel tipo di mentalità e quindi ho fatto proprio fatica a rientrare in un dilettantismo, seppur avevo tante mie amiche e compagne di nazionale, però vivere 3 anni e vivere da professionista è stata dura e non ho accettato di tornare indietro, quindi ho fatto la scelta di tornare indietro, ma non era tornare indietro, era, l'ho valutata come tornare in Italia, preparare un europeo che poi alla fine ho perso, non ho giocato perché mi sono infortunata, e stare vicino alle mie compagne perché comunque sono 3 anni che stavo da sola e avevo voglia di condividere con loro questa esperienza. Quindi però una cosa è pensare, una cosa è vivere, dico sempre, nel viverlo ho dovuto fare i conti con la realtà era che tutto quello che ho fatto in 3 anni e poi tornare qua e tornare indietro a livello fisico mi è costato tanto a livello mentale, quindi ho fatto fatica a accettarlo, forse non l'ho mai accettato. Certo, no, comprensibilissimo. Tu hai parlato di fisico e mentale qui accanto a un preparatore fisico, no? Perché mi intriga questa cosa, so... Livelli poi... un po'... No, però attenzione, è un discorso interessante. Innanzitutto ti lascio la parola perché immagino che anche tu abbia delle cose da chiedere a Raffaella, anche perché quello che volevo capire è se comprendi, almeno pensi, no, di comprendere fino in fondo il discorso che fa lei, perché ovviamente io lo vivo dall'esterno. Per chi vive questo mondo la sofferenza chiaramente è gigantesca. Beh,
passare dall'estero, dove comunque il calcio femminile ha la valenza che a mio parere deve avere anche in Italia, e ritornare, insomma, non deve essere facile. No, io ho più che altro una curiosità a livello, diciamo, professionale. Le tipologie di allenamenti quanto si differiscono, nel senso, ok, tornata in Italia magari non c'era quel professionismo, l'ambiente, le strutture e quant'altro, ma gli addetti ai lavori, ecco, riuscivano comunque a portare quella ventata, diciamo, di professionismo negli allenamenti, nelle sedute, insomma, e in tutto, oppure in Germania era proprio un altro livello anche da quel punto di vista? No, ma era un altro livello, secondo me, semplicemente per tipo di esperienze, di competenze che avevano nello staff. Quindi in Italia noi avevamo uno staff qualificato, ma aveva un'esperienza sicuramente inferiore nel femminile rispetto a quella che io stavo vivendo là e che aveva lo staff dove io ero. E come sappiamo, la storia del femminile è nata dopo, quindi soprattutto in Italia, se tu hai fatto parte del femminile non è la stessa cosa di far parte di un professionismo, quindi secondo me era il massimo che potevamo avere in Italia. Quindi io parto sempre dal presupposto che ognuno di noi dà il massimo di quello che è fino a quel momento, certo, no? Dalla sua esperienza, di quello che è stato fino a quel momento. Però ovvio, io in quel momento l'avevo vissuto, certo, avevo vissuto un'altra cosa, avevo percepito tante altre cose, quindi vedevo prima, sentivo prima, e queste cose mi facevano male perché non trovavo la soluzione per poter anticipare o cambiare un qualcosa che sapevo che già andava in quella direzione. E poi ovviamente c'è stato proprio il cambio di, per quanto riguarda il tuo lavoro della preparazione fisica, c'è stato un cambio di intensità e di ritmo pazzesco, certo, quindi ho sofferto anche quello, perché il corpo in 3 anni era abituato ad alzare pesi importanti e a avere un'intensità in allenamento elevata e il ritmo elevato, quindi certo, tieni presente che eravamo 27 giocatrici, ne giocavano 11, quindi 27, certo, tutti allo stesso livello. E in Italia la competizione era di meno, ma anche il tipo di allenamento era diverso. Noi lavoravamo su distanze brevi, qua in Italia si lavorava su distanze lunghe, e gli allenamenti erano molto lunghi, mentre là gli allenamenti erano giusto al massimo 90 minuti come la partita, e l'intensità era alta e le pause erano più frequenti. E sono metodologie, no? Tu lo sai bene. Beh, certo, certo. Parliamo di dilettantismo è una cosa, se parliamo di professionismo la metodologia è un'altra, ma anche perché tu hai bisogno, comunque stando a quel livello, di avere standard diversi, certo. Sì, hai degli standard diversi. Ecco, in Italia noi eravamo una cerchia di giocatrici forti, una volta che sei nelle prime 30-20 giocatrici più forti, la competizione era poca. Rischi, quindi, anche un po' di sederti, no, a quel punto. Com'è? Non ti ho sentito. Dico, rischi anche un pochino di sederti magari a quel punto, e se hai una mentalità, no, ambiziosa, fai fatica naturalmente. Sì, adesso stanno cambiando le cose ovviamente, quindi sono già 3 anni che dal 2015 c'è stato l'obbligo di inserire nelle squadre maschili professionistiche il settore femminile, quindi si partiva da 20 bambine per andare avanti ogni anno 40-60 e formare un settore giovanile a oggi che le società professionistiche hanno. E cosa comporta? Che tu fai quel tipo di percorso, e il professionismo, come dicevo prima, è anche questo, cioè tu riesci a fare l'atleta, quindi tu lavori per far sì che lavori per prestazione, no? Quindi porti, certo, il tuo corpo, di cercare di portare il tuo corpo alla massima performance. E questo come lo fai? Lo fai se hai la possibilità di fare solo quello, magari farlo al massimo con le tutele giuste. Noi prima non avevamo neanche le tutele e veniamo fuori da dei settori giovanili disastrosi, cioè imbarazzanti a tratti. Io sono stata fortunata perché ho avuto 2 genitori che mi hanno permesso di farlo da quando ero piccolina, quindi ho fatto un percorso coi maschi, e avendo giocato coi maschi ho ricevuto tutte quelle qualità che si hanno in un settore giovanile maschile, in più con un ritmo e intensità elevata, quindi rispetto magari in un settore femminile, questo sì, quindi sono stata fortunata. Però ti dico che quando sono passata al femminile, da 13 anni in poi, è stato imbarazzante. Infatti ci arriveremo, perché voglio parlare anche poi dell'attività che stai curando attualmente. Prima però, Martina, una domanda per te. Sì, Raffaella, mi chiedevo, ci stavi raccontando della differenza appunto che hai notato al tuo ritorno, no? Dall'estero, rientrando poi a giocare in Italia. Però allo stesso tempo anche lo standard diverso che c'è in Italia, cosa comporta, che effetti ha nella valutazione
dell'atleta all'estero, cioè come viene valutata o forse svalutata una giocatrice italiana all'estero? Quando sono andata io eravamo svalutate, non avevamo la possibilità di essere viste, quindi non c'erano i media, solo nelle qualificazioni mondiali, europee, oppure semplicemente molto molto era le fasi finali, quindi la possibilità di essere notata era proprio quella, non avevamo la possibilità, non ci conoscevano, rispetto a colleghe straniere dove invece il calcio era già a un livello... Esatto, quindi era anche più difficile emergere. Io ero svalutata, cioè io sono entrata proprio, in Italia ero la più forte, in Germania nel Bayern ero cioè non mi consideravano, ho fatto 6 mesi di addestramento, come lo chiamo io, dove mi sono dovuta, ho messo 6 mesi a pareggiare il gap fisico che avevo nei loro confronti. E poi quando ho avuto l'opportunità sono stata brava a costruirmela e c'è stato proprio tutto l'approccio mentale di preparazione, no? Di una partita, quindi sono passati 6 mesi tra l'aspetto fisico e mentale, ho dovuto lottare tanto per potermi conquistare quel piccolo posticino che mi avrebbe detto dentro fuori. Non avevo altre scelte, cioè ero l'ultima del carro, mi è stata data l'opportunità dopo 6 mesi e o tra giochi oppure era finita la mia esperienza al Bayern, insomma. E a livello pragmatico, possiamo andare anche più nel concreto, queste differenze con l'estero, appunto, in che termini si concretizzano, anche a livello di stipendi? Sì, no, è proprio il contratto, quindi l'accordo che tutela, allora l'accordo professionistico, tu sei sotto la legge 91-81 che dice che oggi il calciatore, il preparatore atletico, il direttore sportivo e me ne manca una, ve lo dico, e adesso non mi viene, e sono sotto la legge 91 sì, e quindi tu nel contratto puoi mettere tutto, tutto. L'accordo economico che invece ha il dilettante ha una percentuale massima di 30.000 euro annuali in più con dei bonus e altre cose, ma non c'è l'assicurazione, la previdenza. Certo, non c'è il livello contributivo e assicurativo. No, sono rimborsi e tu comunque sia, soprattutto noi ragazze, rispetto ai ragazzi è mancata proprio negli anni la tutela, la maternità. E dove avete visto magari anche girando un po' leggendo i giornali ci sono state delle polemiche anche della Nike che aveva stracciato il contratto ad un atleta, dove oggi invece la Nike in prima linea ha fatto un video proprio e degli abiti proprio per le mamme, quindi ci sono dei cambiamenti da vivere. Noi saremo tutelate dal prossimo anno, quindi dal 2022 il femminile passa sotto il professionismo, la Serie A. Quindi questo è un grande passo per le donne, noi e per tutte, poi saremo trainatrici per tutti gli altri sport. Quindi lo ripeto, la cosa fondamentale per noi era la tutela, soprattutto la maternità, che un atleta donna rispetto a un ragazzo nella sua carriera dovrà affrontare. Assolutamente, l'hai chiamato grande passo e mi trovi d'accordo, ci trovi d'accordo, ma un altro piccolo grande passo, no, se vogliamo, permettimi di dire, lo hai fatto anche tu, perché nel post carriera da calciatrice hai fondato, no, un'accademia, la Raffa Academy, che come caratteristica, lo lascio dire a te, quale ha rispetto a un'accademia apparentemente normale, basic, che siamo abituati a vedere soprattutto nel nostro paese? Allora, l'accademia che ho creato l'ho creata come consulenza, proprio perché il contesto in questo momento richiede supporto a tante società che vogliono inserire le bambine, ma che non c'è il femminile, che devono entrare nel maschile, che è il percorso che ho fatto io. Io sono nata in un paesino tra Pesaro e Fano, nelle Marche, e non c'erano squadre femminili, quindi sono stata costretta a entrare con una squadra maschile. Da qui abbiamo creato il format nella società dove io sono nata, perché la fortuna vuole che mio papà è presidente, anche se io non ho una famiglia di calciatori, nessuno gioca a calcio, mio fratello lo odia, quindi sono l'unica. Però, è paradossale, ecco, questo, no? Nel nostro paese, clamorosamente, però poi vedi. Nato il cigno nero, e quindi mio papà lo faceva semplicemente per hobby e per aiutare il paese nell'etica di tenere i giovani in un posto, no?
e gli nasco io, quindi automaticamente sono stati bravi tutti i dirigenti, allenatori ad accogliermi, a togliere le differenze che noi non vedevamo i bambini, noi bambini non li vedevamo. E da qui nasce questo progetto nel 2015 del format Pinkarzilla, dove noi abbiamo iniziato, siccome la cosa stava prendendo piede, ogni anno venivano delle bambine, però venivano in annate diverse, quindi non potevi creare una squadra femminile. Allora siamo stati costretti a inserirle con i ragazzi. È stato un percorso nuovo e abbiamo dovuto riadattare tutto, il modo di pensare, gli allenamenti, perché comunque sia la bambina rispetto al bambino arrivava all'età di 11 anni, quindi certo, hai tutta una mancanza. Quindi abbiamo trovato la metodologia, da qui sono arrivati i risultati in 5 anni, dove tante ragazze sono andate in Serie A, in Serie B, adesso i risultati non ve li sto a dire. Comunque quella è stata la base per dire ok, funziona, abbiamo creato l'Academy. L'Academy è una società di consulenza che va a aiutare e a sensibilizzare, fa formazione ai genitori, agli allenatori e organizza Open Day, quindi dà la possibilità a una società di inizializzare il calcio femminile. Questo perché potremmo, ho ritenuto opportuno poter essere un aiuto, perché avendo già vissuto determinate barriere culturali che abbiamo vissuto nell'affrontarlo qua col format Pinkarzilla, sono sicura che sono le barriere che le bambine troveranno nelle altre società. Stiamo parlando di una società di seconda categoria, quindi quante ce ne sono in Italia? Guarda, io credo, Raffaella, in generale che il modo migliore, no, per far partire da zero, no, tra virgolette, un qualcosa di nuovo, per cambiare leggermente un qualcosa che poi purtroppo magari è meno conosciuto e pregiudicato e non ha neanche senso, perché se tu non conosci bene un contesto non potresti neanche giudicarlo. Ecco, le esperienze che viviamo a livello personale ci portano poi, come nel tuo caso, ad avere quella determinazione in più per raggiungere l'obiettivo, e quindi penso di poterti fare a nome di tutti i complimenti per quello che hai creato e che continuerai a fare più avanti. Un'altra domanda invece, per curiosità, perché abbiamo parlato giustamente tanto di te, della tua carriera, tu giustamente sei un'appassionata di calcio, quindi immagino che tu nasca anche come tifosa di una squadra. Allora sì, io nasco, allora il mio idolo era Zidane, perché non c'erano idoli femminili, certo. Non conoscevo, mi è piaciuta di lui sempre l'eleganza, e infatti poi nella mia vita normale mi piacciono le persone, ma non eleganti solo nel vestirsi, non c'entra niente, eleganti nel modo di essere, no? Certo, Zidane, certo. Eleganti nel toccare la palla, quindi era lui il mio idolo, e quindi ero juventina da piccolina. Okay. Poi ho abbandonato questa passione per il tifo per tutti i casini che abbiamo vissuto e ho perso un po' di fiducia. Poi sono andata in Germania e quindi non seguivo più niente, cioè non le seguivo, non mi interessavo più, cioè seguivo le partite belle, Champions League, però non è che avevo perso un po' questa passione. E poi in Germania ho riconosciuto, il Bayern mi ha riportato allo stadio, perché io non andavo più allo stadio, non mi piaceva quello che si viveva, non lo vedevo etico e costruttivo per i giovani, no? Preferivo andare a vedere altri sport, che ne so, al pallavolo, basket, dove i palazzetti si vive veramente uno spirito sportivo importante e positivo. E invece il Bayern mi ha riportato all'interno del campo, e quindi era bellissimo andare allo stadio e vedevi proprio come si rispettava già dalla metropolitana, già da come si arrivava, già dall'ordine che c'era per arrivare, e vedevi le persone disabili che potevano arrivare da sole nel loro posto, che già questo era un altro mondo rispetto a un altro mondo, però ci sta, è la struttura, noi abbiamo le strutture che sono rimaste, quindi dobbiamo aspettare il ricambio e quindi dai, diciamo Bayern, quindi abbiamo sfatato questo. E adesso sono stata tifosa del Bayern, poi il Milan, noi abbiamo sempre avuto Ambrosini a Pesaro, quindi ti tifavo anche Milan, Ambrosini, cioè diciamo che ho sempre guardato le persone, il personaggio, l'idolo. Poi quindi sei sempre più appassionata, dalle tue parole, al calciatore rispetto che alla squadra. Mi hai detto Zidane, mi hai detto Ambrosini, però il Bayern è quello che ha unito un po' anche come contesto tutto. Stai seguendo quest'anno un pochino i campionati maschili, la Champions per esempio, che il Bayern secondo te arriva fino in fondo? Sì, secondo me sì.
Però sai, la Champion, come dico sempre, è un'altra competizione, non si può mai paragonare né a un europeo, né a un mondiale, né a un campionato. Cioè, non vince sempre la più forte? No, vince, cioè, per arrivare in finale vuol dire che hai fatto un percorso di un certo tipo e sappiamo tantissimo quanto è elevato il livello, quanto si è, quanto è migliorato, quindi poi ovviamente sai, sempre le stesse squadre, Real, adesso il Paris Saint-Germain, il Bayern, cioè si sono livellate tutte, quindi il Barcellona, cioè, stiamo parlando di squadre di un certo livello, però hanno dimostrato come l'Ajax, cioè ogni anno c'è la sorpresa, la, cioè la Champions è una cosa a parte, io dico sempre, bisogna essere cinici perché se sbagli lo paghi e noi purtroppo con le italiane in questo momento siamo usciti, abbiamo, dobbiamo riprogettare, qualcuno ha già fatto un attimo il modo di vedere il calcio, soprattutto a partire dai settori giovanili, a partire da progetti, non lo dico perché sei qui, come, come i tuoi e quindi insomma ripeto in bocca al lupo. Per, cioè, ti auguriamo tutti quanti il meglio, vedremo se poi nei prossimi anni anche le italiane riusciranno a tornare grandi in Europa. Grazie Raffaella Manieri. Voglio fare un'ultima domanda. Ah, sì, no, perdonami, perché lei si inserisce così dal nulla, è proprio è così. Così. Poi sì. Vi volevo dire che dal 2016 io sono entrata in FIFA. Ah, beh, quindi è un'altra, sì, un'altra cosa. 2016, però sono rimasta fino al 2018, poi mi sono fatta male, quindi FIFA 2016, 2017, 2018 e mi sono anche ritrovata a giocare con me stessa. Quindi mi sono fantastica, è un sogno, è un sogno. Questo è un sogno che abbiamo tutti da bambini. E non è male come... Potresti vincere tu, Federico, se giochi contro te stesso, perché almeno l'altro... È dall'inizio che facciamo così. Beh, però giovedì prossimo io direi che portiamo FIFA 18. Ah, così facciamo così, il femminile. Esatto, fantastico. Calcio femminile. Comunque sì, giochiamo con l'Italia, perché no, sarebbe interessante. E poi ti facciamo sapere, Raffaella, come, se sei forte su FIFA. Vediamo un po'. Vai, mettimi davanti però, Va bene, va bene. Ok, va benissimo. Domanda di Martina? Prima no, di è una domanda un po' più sul sociale. Io sono molto interessata all'analisi sociale, soprattutto quando si parla di parità di genere, no? E quindi mi interessa sapere qual è l'approccio dei ragazzini maschi che si trovano a giocare con le loro coetanee femmine. Diciamo che normalmente magari no, i ragazzi dovrebbero essere esenti dal pregiudizio, ecco, come reagiscono? Allora, qua si trova un ambiente adesso formato perché comunque c'è una storia dietro, quindi l'inclusione c'è sempre stata da quando sono nata io 30 anni fa, no, come dice mio papà, poi nel tempo sono arrivate tante ragazze e devo dire che sono arrivate brave, quindi non, quando sei brava è difficile che hai problemi. Il problema è quando una ragazzina magari che ha la tua passione però è un po' più indietro, ha meno qualità, come dici te, può soffrire un po' questa discriminazione, viene messa un po' nell'angolino. Quindi, un po' più al margine. Sì, abbiamo ridimensionato la metodologia, quindi abbiamo rimodificato il modo di allenare in modo tale che un bambino più forte, una bambina più forte entri dal suo lato forte nello stesso esercizio, la bambina o il bambino meno portati entrano nello spanno stesso esercizio, ma entrano dal loro livello. Sì, è il modo di è diverso, quindi noi stiamo lavorando diversamente, come dicevamo prima, proprio sulla qualità del settore giovanile, perché comunque qui non è, se non fai selezione è una società che apre a tutti ed ha uno scopo etico, quindi la inclusione delle bambine ha portato a far sì che domani loro comunque staranno insieme, sono insieme fuori, vanno a scuola insieme fuori, quindi anche giocare, devono giocare insieme, devono imparare insieme. Certo. Noi del futuro, come stiamo cercando di fare adesso, togliergli quei paletti che magari li metterebbero in difficoltà, ma non solo la bambina, ma proprio anche il bambino scarso. Certo. Di solito capito. Sì. Poi loro come a scuola, cioè i gruppi li vedi, li fanno da soli, noi non diamo, è difficile, da noi non vedi mai parlare nessuno, noi diamo l'esercizio, l'obiettivo e loro lo devono svolgere, non vedrai mai un allenatore che dice cosa deve fare al ragazzino, e quindi però tu lo vedi che praticamente anche è bello vederli perché si scelgono tra di loro, quindi si scelgono bambine e bambine e i più forti si mettono sempre insieme, comunque quando li fai scegliere l'esercizio e li fai fare delle esercitazioni di gruppo
si scelgono, quindi vedi che i bambini vogliono anche la bambina forte. Ah, ok. Altri... Però ecco, dai, noi stiamo... Quindi ci sono distinzioni di qualità e non di genere poi quando si è formato il gruppo. Così genere, che si livellino anche da soli poi alla fine. Sì, ma di genere c'è, ma non è il bambino o la bambina. Attenzione, loro quando sono piccolini vogliono giocare. Loro si dimenticano di tutto. Quando escono dal campo, loro già si sono dimenticati e non vedono l'ora e pensano all'altra partita. Il problema siamo noi. All'esterno gli arrivano delle nozioni che non sono corrette e loro poi automaticamente le interiorizzano, però loro... Infatti la domanda voleva arrivare a questo, ovviamente, perché essendo il bambino appunto esente dal pregiudizio perché ha voglia di giocare, di divertirsi, volevo capire se già avendoli effettivamente quindi ricevono degli input ovviamente esterni. Sì, ci è capitato, noi siamo la prova, ci è capitato genitori che hanno detto perdiamo le partite perché ci sono le bambine in campo. Noi esatto, questo un campionato con rosa mista, quindi siamo molto all'avanguardia, avanti, quindi capisco la difficoltà di vedere l'opportunità, la diversità. Cioè tu vedi una squadra che arriva, l'Arzilla arriva in rosa mista, quindi tu vedrai in campo una squadra con ragazzi e ragazze insieme. Questa cosa non è cioè è una cosa alternativa nuova che sarà il futuro, ve lo dico già, però capisco che mette in imbarazzo qualcuno, ma semplicemente perché ha un suo livello culturale basso. Chiaro. E noi dobbiamo continuare a dare degli input e quindi, come ti dicevo prima, la base di tutto è che noi facciamo formazione ai genitori. Poi chi vuole stare dentro quel percorso, se no la porta è aperta. Se mai si comincia, mai si scardinano certe, insomma, certe fermezze, sì, che sono ovviamente sbagliate, quindi grazie a voi. E a questo punto ti ringraziamo per la disponibilità, Raffaella, è stata una piacevolissima chiacchierata, non ti nego che si è alzato il livello di serietà quando sei arrivata tu, perché prima stavamo un po', si può dire, cazzeggiando? Sì, ci stavamo rilassando, abbiamo giocato anche un po' a FIFA e quindi prossima settimana giochiamo a FIFA 18, abbiamo deciso. L'abbiamo Raffaella detto. Manieri, che intanto ringraziamo, ti auguriamo una buona serata e soprattutto un in bocca al lupo per il futuro. In bocca al lupo, grazie Raffaella. Grazie a voi, un abbraccio, buona serata. Ciao. Ciao. E a questo punto togliamoci queste magiche cuffiette che hanno contraddistinto un pochino questa nostra chiacchierata. Credo Andrea, fantastico, siamo arrivati anche in chiusura. Fantastica questa chiacchierata. No, fantastico sapere che ci sia gente che comunque ha determinati valori. Facciamo formazione ai genitori, mi ha colpito molto. È vero, mi ha colpito molto perché mi ci rivedo. No, ma lei, guarda, ha detto una cosa che a me è rimasta particolarmente impressa, che si ricollega, no, a quello che hai detto tu. Non è un problema di bambini, perché i bambini vanno educati, vogliono giocare. Quello che ti dicevo pure prima, no, dei problemi con questo periodo, li devi far giocare. Cioè, per esempio Martina, no? Non è colpa sua. Non ha giocato. No, esatto. Lei vuole soltanto giocare. Esatto. Prova a bullizzarmi, ma che invece però hai giocato tu. Esatto. Sì. Non ricordati che sei molto più piccolo, mi devi rispetto. Questo non possiamo saperlo perché non abbiamo le carte davanti, insomma. Puoi mentire fino alla morte. Esattamente, serve un qualcosa di tangibile. Ma almeno male che non si sa, perché sono tanto più vecchia. Bene, benissimo. Detto questo, siamo giunti in chiusura, ragazzi, parliamo seriamente. Voi dovete seguirla questa meravigliosa iniziativa. Brava. Sono qui proprio a farsi gli assist. Fai gli assist. Sei più grande. La vecchiaia serve a questo. In realtà, guarda, sono io che ti ho fatto l'assist in questa cosa e tu hai segnato, perché io non posso dirla la frase? Sti giovani d'oggi. Veramente assurdo. Seguite l'Atleta Talk anche la settimana prossima, perché saremo live come oggi a partire dalle 21. Dalle 21 in poi, in teoria, fino alle 22, ma sono le 22:30 e che ce frega di base. Niente. Seguiteci cuoricino qui su Twitch, seguiteci anche sugli altri social per quanto riguarda ovviamente l'Atleta News e anche noi. Martina, come ti chiami su Instagram? Martina Procaccini, sono di un banale il mio nome e il mio cognome proprio. Pensa che io volevo scrivere Federico Marconi, ma non c'era, cioè era già stato preso, quindi ho scritto _ Fede Marconi _, ma comunque mi trovate cercando Federico Marconi. E poi seguite anche il buon Mattia, che tutto vede e tutto tocca e tutto sa, anche aggiungo io, sì, perché sì, sono dalla regia. L'onnipotente. È tangibile anche tutto quello. Tutto mangia, tutto beve. Tutto mangia. E vabbè, è scesa di nuovo. È andata così. È andata così di nuovo, ma la colpa è sempre...
Andrea, ecco, Andrea Romani, Andrea su Romani. Instagram, facile, mi trovi, sì, poi il nick, insomma, mi trovi subito. Perfetto, ragazzi, ho fatto pubblicità, sono tre piotte a testa. Tranquillo, facciamo i conti dopo. Okay. Va bene, no, ok, la chiudiamo. Atleta News e Atleta League anche su Instagram, seguiteci, e anche qui su Twitch, mi raccomando, per l'Atlet Talk. Cuoricino, Atlet Talk, molto presto Atleta League, seconda edizione, e ci divertiremo. Un bacione e una buonanotte da parte di Federico Marconi. Buonanotte, buonanotte anche da Martina. Grazie a tutti. E grazie, e grazie, grazie anche ad Andrea Romani. Niente, grazie mille. Ciao. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao.